Cogenerazione è la produzione combinata di corrente elettrica e calore. Vediamo quali sono i componenti principali di un impianto di cogenerazione. Si parte dal motore, che è un motore a ciclo 8, per cui comunemente come i motori delle automobili a benzina, con valvole e candele, alimentato a metano. L'energia meccanica prodotta dal motore viene utilizzata per trascinare un alternatore, il quale produce corrente elettrica in bassa tensione. Normalmente poi si trasforma l'energia già da bassa tensione in media tensione. Dal punto di vista termico, seguiamo come viene il circuito proprio del calore già nell'automobile. L'acqua di raffreddamento del motore, in questo caso che in macchina viene dissipata dal radiatore, in questo caso viene recuperata da uno schiambiatore a piastre e inviata al cliente, per cui il cliente normalmente lo utilizza nel processo produttivo. Nel momento in cui quest'acqua non dovesse essere utilizzata completamente dal cliente, per non farla tornare troppo calda al motore, viene raffreddata dai dissipatori di emergenza che abbiamo sul tetto. I fumi di scarico, che sono vicino ai 400 gradi, invece ci danno maggior possibilità di scelta, perché essendo data temperatura possiamo utilizzare per produrre non solo acqua calda, ma anche acqua surriscaldata, vapore, olio idrotermico o in alcuni casi inviarli direttamente nel processo del cliente. Usciamo dal motore con fumi di scarico, andiamo ad una marmitta, da questa marmitta ad una caldaia che viene appunto scelta in base alle esigenze del cliente, che diceva può essere vapore, acqua surriscaldata o olio idrotermico. Chiuso il circuito calore, vediamo cosa succede a livello di controllo. Diciamo, l'impianto ha un sistema di supervisione che supervisiona con un software tutto l'impianto, per cui riusciamo a tenere sotto controllo ogni componente dell'impianto. A livello di manutenzione poi abbiamo due serbatoi con skid olio usato, skid olio nuovo, per cui questo si può facilitare il rabbocco e la manutenzione dell'impianto. Per cui, riassumendo, i componenti principali sono motore, alternatore, trasformatore, recupero termico dell'acqua, dissipatore di emergenza, caldaia e recupero e camino. In questo caso ci troviamo di fronte ad impianti di cogenerazione in container, per cui una soluzione compatta dove troviamo all'interno del container tutti i componenti che abbiamo citato, quali motore, trasformatore, alternatore, sul tetto invece il dissipatore di emergenza, la caldaia, la marmitta e il camino di scarico. All'interno del container abbiamo sempre skid olio e poi il sistema di supervisione è in una centrale, in un piccolo ufficio, anche lui dove ci sono i quadri di media tensione e di bassa tensione e un sistema di controllo con un computer dove l'operatore riesce a tenere sotto controllo tutto l'impianto. Questo controllo può essere fatto anche da remoto. Se fossimo davanti a un impianto in trigenerazione avremmo un altro macchinario che è l'assorbitore bromuro di litio, che trasforma l'acqua, o meglio utilizza l'acqua calda come energia di entrata e grazie a questo produce acqua fredda a 7 gradi, per cui l'impianto di trigenerazione è costituito essenzialmente da un assorbitore e da una torre che deve dissipare il calore dell'assorbitore e del motore e poi un sistema di pompaggio e di regolazione di tutto questo processo. Per cui, concludendo, in un impianto di cogenerazione è un impianto estremamente efficiente, perché dell'energia introdotta in entrata, metano, viene utilizzato l'85% in tutto il suo processo. Per cui, concludendo, è un impianto che fa bene alle tasche e fa bene all'ambiente.